C'è una prima certezza a proposito degli esami di Stato cui saranno chiamati a giugno gli studenti di quinto anno delle scuole superiori. La commissione d'esame sarà composta esclusivamente da docenti interni e questo per valorizzare i percorsi di ogni alunno. Solo il presidente di commissione sarà esterno come garante della regolarità degli esami. È l'orientamento annunciato ieri dal ministro dell'istruzione, insomma una maturità che terrà conto dell'emergenza coronavirus e dello svolgimento della didattica online. Inoltre una commissione di soli docenti interni eviterà anche gli spostamenti degli insegnanti che avrebbero dovuto fare da commissari esterni. Una misura straordinaria che vale solo per quest'anno, ha precisato la Azzolina. Su queste novità riguardanti gli esami di Stato abbiamo raccolto il commento della dirigente scolastica del Liceo Classico di Sciacca. Abbiamo ascoltato con grande attenzione l'informativa al Senato della Ministra Azzolina e abbiamo chiaramente colto quest'idea, questo percorso che si sta intraprendendo, che si formalizzerà a giorni e che consiste nel cambiamento proprio della composizione della commissione. Avremo i commissari interni, cioè i professori che hanno seguito durante l'anno i nostri studenti e un solo presidente. Ancora non è ben chiaro se è un unico presidente per istituto o un presidente per ogni classe commissione. Insomma, vedremo, queste poi sono informazioni che verranno formalizzate a breve. E, sicuramente lo spirito che ha dettato questo cambiamento è quello di mettere ogni alunno nelle condizioni migliori per effettuare l'esame di Stato in modo sereno, senza ansie e preoccupazioni che potrebbero appesantire la situazione emotiva che sta vivendo. E del resto è la modalità della commissione costituita dai membri interni non è nuova nella scuola italiana. L'abbiamo messa in atto fino al 2006 con buoni risultati. Penso sia un modo per garantire serenità ai nostri ragazzi, pur mantenendo rigore e sistematicità all'esame stesso, perché è giusto che sia così, perché si sancisce la fine di un percorso scolastico, quindi è bene che sia in questa maniera. Logicamente per i dettagli e per gli altri aspetti, magari legati anche alle tipologie di prove, non so quant'altro, aspettiamo disposizioni ministeriali e le aspettiamo con ansia perché il nostro intervento didattico a distanza ha bisogno di informazioni più chiare e più sicure per essere modulato e riformulato eventualmente e nel migliore dei modi. Nel frattempo questa didattica online come sta procedendo? Ha le sue potenzialità, ma ha anche tantissimi limiti. Complessivamente posso dire che nella nostra scuola sta procedendo molto bene, perché sin dai primissimi giorni, proprio dai giorni di sospensione dell'attività didattica, dal 5 marzo scorso, i professori si sono da subito messi in gioco, utilizzando la piattaforma Google Suite for Education, che già si utilizzava dal 2016 nella nostra scuola, e questo l'hanno potuto fare perché erano opportunamente preparati da corsi di formazione interni che abbiamo tenuto a scuola, che ha tenuto l'animatore digitale, il professore Pitarresi. Certo, non da subito il coinvolgimento è stato al 100%, ma dopo qualche giorno sicuramente. L'obiettivo primo è stato quello di non interrompere il dialogo educativo, di sostenere a distanza i ragazzi nella consapevolezza del momento di fragilità che stanno vivendo, e in questo penso che tutti i professori siano riusciti bene, e nello stesso tempo anche di continuare quell'attività didattica che era stata intrapresa e che non era assolutamente giusto interrompere.